Siamo al Bagna Cauda Day e adesso vi farò vedere come si fa la Bagna Cauda. Gli ingredienti sono acciughe, aglio, latte per cuocere l'aglio e olio, nient'altro. Si puliscono le acciughe sotto un filo di acqua fredda, togliendole dal sale e dalle loro lische, dalle loro impurità. Si fa cuocere l'aglio che abbiamo precedentemente pulito e privato dell'anima insieme al latte. Le dosi, io sono un piemontese doc, quindi per me la bagna cauda è fondamentale che abbia la stessa quantità di aglio e la stessa quantità di acciughe. Per cui se si parla di 100 grammi di aglio, devono essere 100 grammi di acciughe. L'apoteosi dell'aglio è proprio espressa nella bagna cauda. Si scola dal latte e lo si aggiunge alle acciughe pulite in una pentola con olio d'oliva. Si fa sciogliere l'acciuga con l'aglio in questo intingolo che poi è la bagna cauda. Non ha un tempo di cottura vero e proprio, perché in realtà l'aglio è già cotto. Il tempo di cottura della bagna cauda consiste solo nell'acciuga quando si scioglie insieme all'aglio. Questo qui è il risultato finale. Fuoco bassissimo, è fondamentale che l'olio non frigga mai e che l'acciuga non cuocia mai troppo, altrimenti la bagna cauda diventerà amara. Si serve in questo fouillotte che la tiene calda perché sotto ha un lumino. Si mangia con le verdure, principalmente verdure crude. Il peperone è la morte sua, il cardo gobbo di Nizza, il cavolo rosso, abbiamo il tapinambur, la zucca cotta, con verdure invernali soprattutto. È un piatto della tradizione molto semplice ma veramente molto 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 gustoso. Questa è la nona edizione del Bagna Cauda Day. Sono 135 ristoranti in Piemonte e nel mondo per oltre 20.000 prenotazioni. È la più grande bagna cauda collettiva contemporanea al mondo. Anche a Shanghai, organizzata dall'Associazione dei Piemontesi che risiedono in Cina, piuttosto che a Berlino, piuttosto che a Tokyo. Il Bagna Cauda Day è un rito collettivo, è la sottolineatura della voglia di stare insieme. Noi di Astigiani abbiamo aggiunto l'ingrediente che prima non c'era, che è quello dell'ironia. Quest'anno, per esempio, il bavagliolo che va in omaggio a tutti i bagnacaudisti porta il motto quarta dose ed è stato disegnato da Sergio Ponchione, che è uno dei più famosi vignettisti italiani. Beh, quarta dose perché? Perché noi siamo convinti che dopo aver fatto i vaccini, quelli veri, una quarta dose di bagna cauda possa contribuire a spaventare il virus e sicuramente favorisce il distanziamento sociale del giorno dopo, visti gli effetti dell'aglio. Grazie al Bagna Cauda Day noi siamo riusciti a trasformare un grandissimo piatto della tradizione in un piatto che è tornato con orgoglio nella ristorazione e in qualche modo è diventato il piatto del momento, solo per chi non ha la puzza al naso.